Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, buonasera e benvenuti al campo sportivo dell'LL Nettuno, dove la formazione di casa affronta in questa quinta giornata di campionato la squadra del Cori Montilepini. E dunque si comincia, semaforo verde dunque per questa partita, primo possesso per la formazione ospite. Lo stesso portiere Ciuffa adesso va in copertura, attenzione a questo destro, la parata da parte del portiere, prima occasione dunque di questa partita. Buona copertura difensiva da parte della squadra di casa, Novara, poi c'è adesso Moroder, allarga a destra il pallone, il destro e la parata da parte del portiere del Cori Montilepini, destro da parte di Scarpetti. Stanno muovendo in maniera ariosa ed armonica i giocatori in maglia bianca, cercando di non dare punti di riferimento in avanti. Ancora una bella imbucata questa per Moroder. Moroder che calcia di destro, colpisce male, il pallone sul fondo. Posizione sicuramente favorevole. Ciuffa, è uno schema 1-2 che si chiude, ancora Ciuffa con il destro, miracolo da parte di Fontemaggi. Fontemaggi dunque è stato autore di questa bella parata. Attenzione adesso all'L Nettuno, dall'altra parte prova a sviluppare questa manovra, il diagonale da parte di Scarpetti che non trova lo specchio della porta. Sta giocando una gran bella partita Vasilescu in questo primo tempo. Ciuffa, adesso gioco di gambe strepitoso da parte di Ciuffa che prova il destro e chiama in causa nuovamente un Fontemaggi che adesso richiama energicamente i suoi ad essere più attenti. Attenzione ancora a questo pallone, cincischiano un po' rischiando tantissimo i difensori della formazione di casa e poi c'è la mezza girata da parte di Pagnanello sul fondo. Fontemaggi che vuole subito ricominciare l'azione, serve a destra la corrente, compagno di squadra Scarpetti, cerca l'imbucata Scarpetti, riconquista nuovamente il pallone Scarpetti, il suo tiro insidiosissimo e la parata da parte del portiere Ciuffa. Questa quinta giornata di campionato sta trovando molte difficoltà la formazione di casa, anche perché davvero micidiale in queste ripartenze la formazione del Cori Montilepini con Merangoli che sfiora il gol sul pallo lontano. Adesso c'è questa nuova iniziativa di Scarpetti, collaborazione centrale, tentativo vincente da parte di Novara proprio allo scadere del primo tempo, si spezza dunque l'equilibrio con questo spunto da parte del numero 13 Novara che porta in vantaggio dunque la sua squadra. Ricomincia adesso la squadra dei Montilepini con questa iniziativa, il pallone che va dentro, ancora Fontemaggi, incredibile occasione da gol e poi arriva il fischio del direttore di gara che ha visto evidentemente un'irregolarità ai danni di Vasilescu. Ciuffa che è uno specialista di questi tiri dal dischetto, vediamo se Fontemaggi riuscirà a effettuare l'ennesimo miracolo di una partita fino a questo momento da parte sua, mostruosa, ed è così! Fontemaggi con il piede destro compie un'autentica prodezza, il portiere dell'LL Nettuno che sta facendo la differenza, un grande gara e poi si riscatta immediatamente dopo, Ciuffa trova il pareggio e dunque questa volta il portiere che aveva compiuto una prodezza, un miracolo, è dovuto capitolare. C'è ancora adesso questa iniziativa da parte della Millia, prova adesso l'incursione di punta a destra, non riesce a calciare in porta Novara che cade a terra. Affrontato da Ciuffa, deve agire velocemente, rischia tantissimo qui Bialkov, rischia di combinare davvero un disastro. È già dall'altra parte l'L Nettuno, ma c'è il bel disimpegno centrale da parte di Vasilescu che ha allargato il gioco a destra per Ciuffa, Ciuffa di destro, ancora Fontemaggi. È già dall'altra parte l'L Nettuno, Bialkov prova ad avventurarsi in dribbling, Bialkov d'esterno a destra, il pallone che non filtra e poi cade a terra, reclama rigore Moroder, si prosegue Bialkov e il pallone che termina in fondo al sacco con il tocco d'esterno da parte del numero 2 dell'L Nettuno, Cori Montilepini che adesso però sembra rischiare molto, ancora iniziativa da parte di Bialkov e fa scorrere il pallone in maniera incauta qui Moroder, poi c'è ancora De Cavi che si è spostato dall'altra parte, cercava l'introduzione del pallone per Merangoli e poi c'è il tentativo e il pallone che ha colpito il palo, incredibile Ciuffa, allarga il gioco verso Bialkov, prova l'imbucata, poi di testa, accorre velocemente Novara che non riesce a filtrare con questa sua percussione, Vasilescu a sinistra per Merangoli, se ne va Merangoli di punta, ancora Fontemaggi, De Cave che serve Ciuffa, ancora d'esterno per Vasilescu, una serie di tocchi che stavano per spiazzare il solito baluardo insormontabile Fontemaggi che rimedia non si sa come, è stato decisivo anche in occasione del penalty e poi arriva il gol del pareggio da parte di Merangoli, perso completamente dalla retroguardia di casa, Merangoli segna dunque
il gol che riporta in equilibrio la situazione. Si scontra poi con Fontemaggi. Una finta da parte di Vasilescu. Arma il destro, lo effettua. Pericolosissimo. E dunque finisce il match con questa conclusione da parte del numero 7 Vasilescu. Una partita davvero splendida sotto ogni punto di vista. Direi che il risultato di parità è quello più giusto alla luce di quello che si è visto. 2-2 e dunque la marcia dell'L Nettuno si interrompe all'inseguimento del team Nuova Florida. Ottiene un ennesimo pareggio invece la squadra del Cori Montelepini. Probabilmente questo pari non accontenta nessuna delle due squadre. È tutto dunque da Enrico Pasquali Coluzzi e da Gianfranco Marceddu, che ha operato le riprese televisive. Un cordiale saluto e ringraziamento agli amici di Mondo Futsal.